Salve, bentornati. Il recente rapporto Malaria di Legambiente conferma che nelle città italiane continua ad essere irrespirabile l'aria per via del riscaldamento domestico, delle industrie, delle pratiche agricole ed ovviamente per il traffico. L'auto privata continua infatti ad essere di gran lunga il mezzo più utilizzato, se ne contano 38 milioni e soddisfano il 65,3% degli spostamenti. Eppure per uscire da questa emergenza gli strumenti ci sarebbero, dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. Ogni città dovrebbe adottare dei piani urbani di mobilità sostenibile e il Ministero dell'Ambiente finanziare progetti davvero utili per mettere in campo questa rivoluzione e destinare più risorse per incentivare davvero la mobilità sostenibile. Vediamo allora quali sono le aree più inquinate nel 2018. In 55 capoluoghi di provincia sono stati superati i limiti giornalieri per le polveri sottili o per l'ozono. È Brescia la maglia nera con il maggior numero di giornate fuori legge, 150, per cui 47 per PM10, quindi per polveri sottili, e 103 per l'ozono, seguita da Lodi con 149, Monza 140, Venezia con 139. Arrivano poi Milano e Torino con giornate fuori legge, 135 e 134. Legambiente quindi conclude: il 2018 è stato un anno da codice rosso. Con il 2019 CONAI annuncia cambiamenti normativi su contributi diversificati e procedure semplificate in materia di importazioni. Sentiamo allora di che cosa si tratta. Con il 1 gennaio arrivano novità significative per quanto riguarda le procedure semplificate in materia di importazioni per imballaggi. La prima novità riguarda infatti l'aliquota da applicare al valore complessivo delle importazioni per i prodotti non alimentari imballati, che passa da 0,06% a 0,08%, portando in questo modo la soglia di esenzione rispetto al valore totale in euro delle merci imballate importate a 153.333 euro. In secondo luogo, il contributo applicato con il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, senza distinzione tra i materiali dell'imballaggio, passa da 52 a 64 euro a tonnellata, collocando in tal modo la soglia di esenzione relativa al peso dei soli imballaggi delle merci importate in tonnellata a 1.563 tonnellate. Novità queste che si accompagnano alle già annunciate modifiche per i contributi ambientali per gli imballaggi in legno, acciaio, alluminio e vetro e alla diversificazione del contributo CONAI per alcuni imballaggi di carta e plastica. Grazie per averci seguito, l'appuntamento come di consueto la prossima settimana. Arrivederci.